Benvenuti al MOOC La gestione finanziaria e i sistemi di controllo. Obiettivo del corso è quello di presentare le modalità per una sana gestione finanziaria delle operazioni finanziate dai fondi SIE nel periodo di programmazione 14-20. Ciò avverrà attraverso l'illustrazione delle novità, degli adempimenti e del cronoprogramma del circuito finanziario dei programmi operativi, così come previsti dai regolamenti europei, ai fini di una regolare e tempestiva resa dei flussi di spesa e dei relativi rimborsi comunitari. Guardando invece alla singola operazione finanziata da ciascun programma, verranno presentate le norme sull'ammissibilità della spesa, l'opzione di semplificazione dei costi, le procedure per la gestione delle irregolarità della spesa e delle rettifiche finanziarie e infine le modalità e gli strumenti con cui avvengono le verifiche di gestione a cura delle autorità di gestione dei programmi operativi, con un riferimento alla gestione delle frodi. E il ruolo e le funzioni degli attori che intervengono nella filiera dei controlli. Nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020, quali sono le novità in materia di gestione finanziaria e sistemi di controllo? Il quadro legislativo dei fondi SIE nel presente periodo di programmazione ha introdotto un sistema semplificato per il conferimento dei fondi. I beneficiari hanno così una più ampia possibilità di utilizzo di opzioni di costo semplificate. Tuttavia, un sistema semplificato deve comunque e necessariamente coniugarsi con il migliore utilizzo delle risorse che restano vincolate agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale delle aree europee meno sviluppate. La semplificazione della spesa deve quindi portare ad una maggiore attenzione verso i risultati perseguiti da ciascun programma operativo. Tale novità ha il suo impatto anche sul circuito finanziario, per cui nei pagamenti europei a titolo di contributo un particolare focus è dato dai risultati prodotti dai programmi operativi. Per garantire la legalità e la regolarità della spesa e contrastare le frodi, la corruzione e ogni altra eventuale attività illecita che possa incidere sul bilancio europeo oltre che nazionale, le diverse autorità europee e nazionali sono impegnate in verifiche di gestione di ciascuna operazione finanziata dai fondi SIE. Nei bilanci annuali dei programmi operativi predisposti dall'autorità di certificazione vengono quindi allegati diversi documenti, le dichiarazioni di affidabilità di gestione, il riepilogo annuale dei controlli a cura dell'autorità di gestione, la relazione di controllo e il parere di audit a cura dell'autorità di audit. Questi documenti vengono inviati alla Commissione europea che rilascia la dichiarazione di affidabilità di gestione annuale. I contenuti del corso entrano quindi nel dettaglio di tali processi. A chi si rivolge il corso? I destinatari principali del corso sono i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane coinvolti a vario titolo nelle diverse fasi che caratterizzano la programmazione 2014-2020, quindi nella fase di attuazione, rendicontazione, controllo, valutazione degli interventi cofinanziati dai fondi SIE. Tuttavia l'iscrizione al corso è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane interessati ai temi trattati ed è gratuita. Come si articola il corso? Il corso si articola in due moduli. Il primo modulo, la gestione finanziaria, illustra le modalità per una sana gestione finanziaria delle operazioni finanziate dai fondi SIE nell'ambito dei programmi operativi. Vengono infatti presentate le disposizioni generali e specifiche in materia di ammissibilità della spesa, le opzioni semplificate in materia di costi previste dai regolamenti europei relativi al periodo di programmazione 14-20 per i fondi SIE. Inoltre vengono illustrate le novità, gli adempimenti e la tempistica del circuito finanziario dei programmi operativi, nonché le procedure per la gestione delle irregolarità della spesa e per l'applicazione delle rettifiche finanziarie. Il secondo modulo, le verifiche di gestione e la filiera dei controlli, presenta gli obiettivi e le finalità dei controlli svolti ai vari livelli dalle autorità europee, nazionali e regionali, con un particolare affondo sul ruolo del MEF UE e della Corte dei Conti europea nella filiera dei controlli. Vengono poi presentate le finalità e le modalità del controllo di primo livello e gli strumenti per l'espletamento dei controlli per tipologia di operazione. Infine vengono illustrate le finalità e le modalità di contenimento del rischio di frode. Qual è l'impegno previsto? Il corso è strutturato per un apprendimento autonomo e flessibile dei contenuti didattici. L'impegno medio è di 2 ore e mezzo settimanali nell'arco di 4 settimane, per complessive 10 ore di corso. Il corso si segue interamente online ed è organizzato in moduli, unità didattiche e attività online. L'apprendimento è autonomo, il corso è organizzato in modo tale da consentire di organizzare i momenti di studio individuale con grande flessibilità. Potrai quindi fruire dei materiali didattici disponibili in piattaforma in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Le attività previste, quali test, esercitazioni e webinar, seguono un programma e un calendario ben preciso.
In aula, un tutor didattico scandirà i tempi consigliati per l'apprendimento e ti guiderà all'utilizzo degli strumenti. Il patto formativo chiarirà gli impegni reciproci per la migliore riuscita del corso. Il corso integra diverse tipologie di materiali: lezioni multimediali, lezioni audio-video con animazioni e interazioni, video-lezioni, che permettono un approfondimento dei vari temi trattati, video-interviste ad esperti del settore, a testimoni privilegiati e a progetti particolarmente interessanti, e i webinar, nel corso dei quali avere un confronto in modalità sincrona con gli esperti coinvolti. Per verificare il corretto apprendimento, durante il corso vengono messi a disposizione dei test di valutazione di fine modulo e finale e un'esercitazione. I test di valutazione sono dei quiz che permettono di verificare il corretto apprendimento dei contenuti. L'esercitazione proposta consiste invece in un elaborato da consegnare online che verrà poi sottoposto a peer review, ossia ad una valutazione dei pari. Per la consegna dell'esercitazione, quindi, bisognerà rispettare necessariamente la scadenza programmata, che verrà ricordata dal tutor sul forum del corso, affinché questa possa essere poi valutata dagli altri partecipanti. Si tratta di un'esperienza utilissima, che permette di verificare il proprio apprendimento da un'altra prospettiva. Utilizza questa esperienza per approfondire i temi che ritieni più utili per il tuo lavoro e ricorda che buona parte dell'apprendimento avviene anche dal confronto con i pari. Quindi utilizza anche tutti gli strumenti messi a disposizione per la discussione per comunicare con noi e con gli altri partecipanti. Nel corso è attivo il forum, il confronto con gli esperti nell'ambito del webinar. Per concludere, ti ricordo che l'iscrizione al corso è aperta a tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane interessati ai temi trattati ed è gratuita. Per iscriversi è necessario registrarsi al sito del Formez Event PA creando un proprio account attraverso il sistema di autenticazione unica per la pubblica amministrazione di FP Out. La registrazione al sito Event PA va fatta una sola volta e consente di iscriversi a tutte le attività di interesse realizzate da Formez PA. Una volta effettuata la registrazione, accedi alla pagina del corso online, effettua il login e procedi alla richiesta di iscrizione. Ti ricordo che siamo presenti su Twitter con l'hashtag MOCFondisie1420. Potrai seguire le nostre attività e trovare gli approfondimenti utili sui temi del corso. Buon lavoro e alla prossima iniziativa!